Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Cari amici, buona Pasqua. Siamo all'evento straordinario e al culmine della rivelazione di Cristo. La pagina del Vangelo ci propone nel dettaglio il resoconto di un avvenimento nello stesso tempo sconvolgente e reale, straordinario e storico. Per una volta tanto immedesimiamoci nei personaggi che sono i protagonisti di questa vicenda: Maria Maddalena, Giovanni, che è l'autore del Vangelo, e Pietro. Immedesimiamoci per comprendere quello che è successo e quello che questi protagonisti hanno visto. Innanzitutto Maria Maddalena. Sottolineiamo come l'Evangelista dica che la Pasqua è qualche cosa, la resurrezione, di assolutamente inatteso. Lei va al sepolcro, vede la pietra mossa, ma non pensa alla risurrezione. Pensa che qualcuno abbia portato via il corpo del Signore. Com'è lontano dunque il pensiero di questa donna rispetto a quello che stava per accadere, il che depone a favore della storicità del resoconto evangelico. Nulla di eclatante, di clamoroso, ma semplicemente l'incredulità dei protagonisti. Anche la chiusura di questa pagina del Vangelo sottolinea: non avevano ancora capito che egli doveva risuscitare dai morti. E così in tutta verità Giovanni nota come gli apostoli stessi erano lontani dall'idea della risurrezione. Nessuna invenzione dunque in un animo che è assolutamente alieno dal pensare che quel corpo non fosse stato trafugato, ma anzi fosse stato rivivificato, cioè fosse risorto. Notiamo però alcuni particolari strani e quindi facciamo la disamina del testo. Dice che questi due vanno e corrono al sepolcro, Pietro e Giovanni, appena sentono dire che hanno portato via il Signore. Nel loro animo non c'è nulla che faccia pensare alla risurrezione. Giovanni è il più giovane, sappiamo che è il più giovane degli apostoli, Pietro invece è più anziano, è più lento.
Giovanni arriva per primo, più giovane e quindi pieno di energie e svelto. Dopo arriva Pietro, ma Giovanni non osa entrare nel sepolcro, si china e basta, e guarda la scena, quindi dall'esterno. Intanto dicendo chinandosi comprendiamo come la porta del sepolcro non fosse molto alta. Quando arriva anche Pietro, passeranno alcuni istanti, un minuto e mezzo, non sappiamo con precisione, entrano tutte e due. Dice l'Evangelista, e vide e credette. Che cosa vide? E su questo particolare, ecco, si è soffermato, direi soprattutto, un noto biblista, il quale, andando a prendere il testo greco, traduce in un modo letterale e direi anche straordinariamente bello e significativo quello che viene reso nel testo che abbiamo sentito come i teli che erano deposti. Che cosa vuol dire? Che cosa vede? Allora, la lettura, diciamo, e la traduzione letterale dice che Giovanni, quando entra nel sepolcro, vede, come dire, l'involucro che aveva tenuto legato Gesù, cioè il lenzuolo sul quale erano stati avvolti dei teli, erano stati chiusi dei teli, delle fasce. Quindi il lenzuolo che avvolgeva il corpo di Gesù era come legato da alcune fasce. Bene, vede queste fasce, come dire, sgonfiate, appiattite, ma ancora sigillate attorno al lenzuolo. Che cosa vede? E il sudario, cioè la mentoniera, il fazzoletto che avvolgeva il volto per chiudere la bocca del Signore, ancora avvolto in quella maniera. Insomma, non poteva il corpo essere stato trafugato, perché il lenzuolo e i teli che avvolgevano il lenzuolo erano ancora sigillati, ma mancava l'interno, il corpo, come se delle fasce fossero state sgonfiate, ma senza nulla toccare, come avrebbe fatto evidentemente chi avrebbe trafugato un corpo che doveva prima slegare il tutto. Invece Giovanni, che era stato presente nella sepoltura di Gesù, Pietro no, sappiamo che lui, dopo che aveva rinnegato il Signore, se n'era andato, aveva sentito il gallo cantare. Giovanni invece no, lo sappiamo che è ai piedi della croce. Vedendo il discepolo che egli amava, disse: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Il discepolo che egli amava è Giovanni stesso. Lui vede ed assiste alla sepoltura di Gesù e si ricorda bene come era stato posto quel corpo. Pietro no, perché non era presente. E quindi non nota il fatto straordinario di quelle bende, di quei teli che erano ancora perfettamente sigillati attorno al corpo di Gesù, se non che il corpo non c'era più, appunto come se l'interno avesse, per così dire, trapassato il lenzuolo e i teli che lo avvolgevano. E allora Giovanni dice di se stesso: vide e credette. Non avevano compreso la scrittura che egli doveva risorgere dai morti. Credette appunto in quel modo che Gesù era, come dire, trapassato, era stato quel corpo, come passiamo questo termine, decomposto, volatilizzato. Ricorderà dopo Giovanni che questo fenomeno era la risurrezione. Qui Giovanni comincia a comprendere, comincia a credere. Solo l'incontro con Cristo gli darà la pienezza della fede. Ecco allora l'accento sulla posizione di quei teli fa capire come Giovanni abbia maturato la sua convinzione, cioè la convinzione che quel corpo non poteva essere stato spostato da una mano umana,
la quale evidentemente avrebbe spostato i teli e il lenzuolo che avvolgevano il corpo del Signore morto in un modo tale che subito si sarebbe riconosciuto, e invece nulla fu spostato dal momento della sepoltura fino al momento in cui Giovanni, che assistette alla sepoltura, entrò nel sepolcro. Allora ecco, questo è il fatto storico della resurrezione, ci fa vedere appunto i protagonisti nel loro lento cammino di maturazione, di accogliere della fede di quanto era accaduto. Cristo è vivo, Cristo è risorto. Non diranno però gli apostoli e le donne è risorto, ma diranno Gesù è vivo, cioè una presenza concreta e attuale, cioè è vivo qui oggi. Ecco la Pasqua, l'evento straordinario che compie Dio, che non lo compiono gli uomini, ma a cui gli uomini possono aderire. E allora da questi protagonisti noi possiamo sostituire noi stessi. Anziché Pietro, Giovanni, la Maddalena, possiamo metterci noi con questo annuncio e questa realtà. Cristo è vivo, la vita trionfa, coraggio. La Pasqua dice che ogni realtà umana è destinata alla vita eterna. Coraggio a tutti coloro che hanno difficoltà, sofferenze, problemi, prove, coraggio. La vita trionfa, Cristo morto è risorto, egli è vivo. E mi piace aggiungere anche quello che dice il Vangelo odierno: vide e credette, cioè aderì alla realtà di Cristo presente e vivo oggi, nella storia e nel mondo. Questo è l'annuncio della Pasqua che potremmo completare, ed è questo il mio augurio, con l'adesione al Signore presente e vivo, sapendo che egli, Cristo, è risorto ed è vivo proprio anche per te che ascolti. Sia questa la vera Pasqua, l'incontro con lui che, uscendo dal sepolcro, rimane in mezzo a noi per renderci consapevoli del trionfo finale dell'esistenza di ciascuno.